Ciao Paride, mi sembrava giusto parlare delle fake news delle istituzioni, perché spesso la principale fonte di fake news sono proprio le istituzioni o i rappresentanti delle stesse. Io vorrei parlare di una favola, la favola del vecchio leone e delle sue fake, perché Rocco Leone ne ha dette tante, Paride, mazza quante ne ha sparate grosse, ma proprio tante. Vabbè, io ho preso appunto giusto di qualcuno. Allora, un paio di settimane fa l'assessore Leone, scusami, mi viene da ridere, ci sarebbe da piangere, dice in un'intervista a Basilicata 24 che i medici di base, di continuità assistenziale, hanno mollato le armi. I medici che le armi neanche le avevano, perché la regione non gliel'ha neanche fornita. Si sono incazzati tutti. Addirittura l'ordine dei medici ha dovuto scrivere contro le parole dell'assessore Leone. Ordine dei medici che in Basilicata non ha mai scritto niente neanche contro il petrolio, i rifiuti, i pesticidi. Zero. Addirittura ha dato segni di vita all'ordine dei medici, ma anche questa è una cosa forte. E questa prima fake di Leone, quella dei medici che hanno mollato, addirittura lui stesso se l'è rimangiata dopo poche ore. Spaventoso, dicendo che si era spiegato male, che era stato frainteso, e poi non ha più concesso le interviste a quel giornale, a Basilicata 24. Poi, Leone, anche nei video successivi, se ci fai caso, Leone non ha mai né scritto né parlato in un'intervista degli asintomatici. Adesso tutto il mondo, ancora più di 2 mesi fa, ha dita e si interroga sugli asintomatici. Rocco Leone, da medico, gli asintomatici non li vede proprio. Ma non lo so, insofferenza, ego e orgoglio. Vabbè, la fake nella fake. Quindi l'assessore alla sanità della regione Basilicata degli asintomatici non parla mai. Ah, vuol dire che non esistono, vuol dire che è una fake l'esistenza degli asintomatici. Il 9 aprile Rocco Leone posta sul suo profilo Facebook le presunte parole del vice ministro alla sanità Sileri. Rocco Leone posta una mezza fake, perché Sileri non ha detto solo quello che Leone ha riportato. Sileri ha detto che bisogna dare più dispositivi al personale sanitario e che si fanno pochi tamponi. Era il 9 aprile, quando la Basilicata faceva all'incirca, mi pare, 200 tamponi forse. Quindi prima che ne facesse molti di più ai ritmi di oggi. E quindi pure lì Leone dà una fake news, perché cambia le parole del viceministro. Parole del viceministro che invece si possono andare a leggere non solo sui giornali, ma anche sul profilo Facebook di Sileri. Ti ricordi la prima fake pesantissima sui bambini che non erano contagiosi? Leone non solo era facilmente ricusabile all'epoca, ma oggi è stato proprio spudoratamente smentito. Ormai bambini tra suscettibilità alla sindrome di Kawasaki, bambini, adolescenti e minorenni che sono già morti, la loro morbosità. Leone solo tra asintomatici, pasta asciutta e bambini non contagiosi, solo per questo trittico davvero si doveva far da parte. Poi l'altra fake di Leone, vabbè, a parte quelle sugli ospedali di Venosa, infatti non so se hai notato, Paride, ma Leone non parla più a braccio, a parte che i video non ne fa quasi più. Però se vedi, col tempo ha abbandonato i discorsi a braccio. Il primo, quello su MNews, dove in 3 minuti ha detto una sequela di stupidaggini, 2 macroscopiche. Poi dopo, nel video successivo, che è andato in onda anche su TRM, si vede che Rocco Leone cerca lo sguardo di altre persone, perché dopo sarà stato sicuramente affiancato da qualcuno che gli dice cosa dire e come dirlo. Si vede proprio dal suo sguardo che cerca l'approvazione o i segnali di altra gente presente nella stanza. Poi l'ultima fake sull'ospedale da campo, dove lui ha detto che quello non sarebbe stato un ospedale da Covid, e poi invece il presidente stesso della regione ha detto che sarebbe stato un ospedale attrezzato per il Covid. Dove vogliamo andare a parare? Cioè, ma noi possiamo avere gente di questo livello a guidarci? Ma o fai il pediatra H24 o fai l'assessore alla salute, non puoi fare tutte e due le cose, ma non c'è il tempo, oltre che non c'è la capacità, la freschezza di pensiero, di corpo, la giovinezza è andata via. Cioè, noi non possiamo avere nella classe dirigente in ruoli apicali un'età media di 70 anni, perché il risultato poi alla fine è questo. E poi Rocco Leone trova il tempo per fare l'assessore, trova il tempo per fare il medico, trova il tempo per fare il turista, il cacciatore. Però perché Rocco Leone non trova il tempo, al di là delle fake news che lui ha dato in quest'ultimo mese e mezzo, perché Rocco Leone non trova il tempo per spiegare in pubblici confronti, in pubblici contraddittori, il moderatore, il posto se lo può scegliere anche lui, perché non spiega lui come da pediatra
ha potuto votare favorevolmente all'avvio del centro Olivi Tempa Rossa e all'ampliamento della discarica Semataf di Guardia Verticale. Rocco Leone, come uomo e come medico, perché non accetta il pubblico confronto? Lui che si definisce uomo di destra, perché scappa? Perché Rocco Leone scappa da un pubblico e civile confronto? Ci deve spiegare sulla base di quali presupposti tecnici ha votato favorevolmente da pediatra all'ampliamento della più grande discarica di rifiuti speciali d'Italia, la Semataf di Guardia Verticale, e come ha fatto a votare favorevolmente all'ampliamento del centro Olivi Tempa Rossa. Perché anche quei suoi voti favorevoli sembrerebbero una fake news, ma purtroppo quelli sono veri. Quindi il fake è lui che ci dovrebbe spiegare una volta tanto se ci fa o se ci è. Cova Contro è disponibilissimo a un pubblico confronto con lui, anche in streaming, anche a distanza. Poi c'è anche da apprezzare le semi-fake di Rocco Leone quando lui, in alcuni post recenti sul suo profilo Facebook, mette soltanto i post sui giorni con zero positivi. I giorni in cui sono stati trovati positivi, non ha più detto viva la Basilicata, siamo forti, siamo in gamba, si è bloccato. Ma può essere questo un modo serio di comunicare questa storia, questi fatti, questa pandemia? Ma questi politici sono medici o sono ultra? Per quanto riguarda l'ipotesi di chiusura delle scuole d'Italia, questa è una mia idea personale, vuol dire che si decide di far fallire l'Italia, perché l'Italia andrà in blocco, non è una manovra utile perché i dati scientifici ci dicono che i bambini si ammalano di meno, quindi non sono soggetti portatori di contagio, quindi sarebbe un fatto inutile e inefficace, a mio avviso.